Roberto Pinton è segretario di Assobio, 30 anni di Sana, naturalmente Assobio presente. Allora, da lei voglio sapere come il biologico sta affrontando questo 2018 e dove sta andando soprattutto. Ma lo sta affrontando bene, come sta affrontando bene gli ultimi 10 anni, nel senso che abbiamo avuto un ennesimo anno con un incremento sensibile di fatturati, anche se diversificato nei canali, alcuni canali crescono di più, alcuni diciamo rallentano. Abbiamo delle enormi potenzialità per quanto riguarda la ristorazione collettiva, per ora abbiamo obbligatorio l'uso del 40% di frutta e verdura nelle mense scolastiche e ospedaliere, il Ministero dell'Ambiente sta discutendo di portare questa quota al 66%, portando al 100% le uova, gli yogurt e così via, per cui ci aspettiamo, se viene confermato questo dato, un ulteriore sviluppo per il 2019 e gli anni successivi. Sta aumentando anche la base produttiva e le superfici, anche se in misura inferiore a quello che è l'aumento dei consumi. E quindi qua viene da fare un appello alle organizzazioni degli agricoltori. Sappiamo che l'agricoltura italiana, quella generalista, è in grave sofferenza. Soffrono le aziende che producono pomodoro perché i prezzi a cui sono liquidati sono bassi, soffre chi produce latte, chi produce ortofrutta, chi produce cereali, quindi l'opportunità è quella di suggerire alle aziende agricole un grande piano di riconversione verso un'agricoltura che dà reddito, che dà sicurezza, che sta crescendo in tutto il mondo e risolverebbe anche i problemi ambientali che in alcune zone del paese sono particolarmente significativi.